Ciao amici! Ciao ciao! Ciao! Dove siamo oggi? Dillo un po' tu. Ti dà fastidio il sole? Aspetta che ti copro così. Dove siamo? Al parco a Villa Guglielmi. Siamo a Villa Guglielmi, a questo parco che ci piace tanto. Sì. Guardate un po', che bello! Sta pure benissimo, bene. Sì, poi freschetto, però ci siamo coperti e è tutto a posto. Vero Christian? Sì, vero? Sì. Allora, questo bel ragazzetto che vedete qui non sta andando a scuola perché è raffreddato. Sta molto meglio, la settimana scorsa era proprio intassato. Il dottore ci ha detto di aspettare 2 o 3 giorni per, insomma, appena sta meglio ci fa il certificato per rientro, altrimenti non ha detto no, non ve lo faccio il certificato perché ancora, certo, ancora c'è un po' di tosse, deve stare a casetta. E capirete, lui è felicissimo, vero Gri? O vuoi tornare a scuola? Sono qui. Ci vediamo. Ma ti piacerebbe ritornare a scuola nei prossimi giorni o vuoi stare sempre a casa? Ehi, sto parlando con te, eh? Lo so che stai guardando di là il parco, dopo ci vai lì a giocare. Mamma, ti ha fatto una domanda. Però sto parlando con te adesso. Sì. Ti piacerebbe ritornare a scuola? Sì. Sì, quando? Subito vuoi stare un altro po' a casa per qualche giorno? Un altro po' a casa. Ah, sì? Sì. Va bene. E dopo si ritorna a scuola, così puoi parlare con i tuoi compagni, fare i compitini fare i compitini un po' meno, tanti mi compitini piace. Tantissimi compitini, una marea no, di compitini. No papà, ma quali tanti? Normale, tanti, digli, normali, normali. Normali compitini, non tanti, vero? Non tanti, no. No, vero? Non tanti. Io pensavo tanti, amore. Vabbè, dai, pochi, dai, va bene. No, giusti, no. Dai, quelli giusti. Senti un po', allora, se vuoi fare un giro, camminare un po' qua intorno, ok? Se ti vuoi alzare, vai pure. Basta che non ti allontani troppo, va bene? Sì. Ok. Dai, pronti per danzare? Via! Ciao, eh? Ciao, eh? Non mi saluti! Ciao, sa? Ciao. Dai qui in giro, eh? Corri, dai, corri! Corri che ti fa bene, dai! Eccolo! Mamma mia, che sta andando via. Fino a lì. Fino a lì, dopo andiamo al parco tutti insieme, ok? Dopo andiamo insieme, vai qua vicino. Più che altro ci sono tanti bimbi. Piccolini, sì, troppo piccoli. Piccolini. Lui crede di essere un bambino di 3 anni, quindi si mette là a già fare sì, i giochi. Magari li prende in braccio, che ne so. Sì, purtroppo, sì. Purtroppo è una situazione particolare e infatti noi oggi vi volevamo parlare. Vale, puoi andare. Però qui vicino, puoi andare ma qua vicino, ok? Al parco dopo. Al parco dopo andiamo insieme, ok? Sì. Va puoi bene? Correre qua, vale. Perché è un po' troppo lontano il parco là. Sì. Ok? Puoi correre qui intorno, cercare i fiorellini. Sì. Che vuoi fare? O preferisci stare qua seduto? Vai, fai come vuoi, basta che non vai lontanissimo di là, ok? E mi accompagnate? Dopo ti accompagno, sì, ti accompagniamo lì dove c'è il parco, così puoi salire sull'altalena, va bene? Sì. Ok. Allora, dici, aspettiamo un pochino perché ci sono tanti tanti bimbi, infatti è una cosa che noi non riusciamo a capire. Alla fine dentro scuola li tengono tutti divisi. E poi appena e poi appena parco, si va al parco tutto sì, incasinato, tutti insieme appassionatamente che si toccano, che certo, fanno è un po' un controsenso, un po' sì, un controsenso. Ecco, mi hanno lasciato sola soletta. Chris, tieni la mascherina. Ecco, ora siccome il sole sta andando via, sta tramontando, allora Cristian gli ha chiesto al papà se l'accompagnava e quindi giustamente, siccome gliel'abbiamo promesso, e lo sta portando lui un po' a giocare lì nel parco. Ne approfitto per parlare proprio di parco, di spazi chiusi, di posti insomma molto frequentati dove spesso ci sentiamo un po' troppo osservati, ok? Mi riferisco a noi genitori di bambini, di ragazzi con qualsiasi tipo di problematica, quindi che possa essere una condizione o una malattia, soprattutto diciamo nei posti chiusi,
come per esempio i supermercati, questi bambini che sono molto curiosi, che sembrano anche più piccoli di quello che sono realmente, insomma, in base alla loro età, perché per esempio Christian ha 11 anni, ma Christian ancora tocca tutte le cose, non ha mai rotto niente, non è uno, insomma, che combina casini, ecco. Non è mai stato iperattivo. Ci sono tanti bambini con autismo che invece sono iperattivi, per cui corrono da una parte all'altra e anche in spazi, insomma, molto ridotti, e che ciò chiaramente comporta che possono rompere anche degli oggetti. Quindi, per carità, secondo me bisogna che ci sia un giusto equilibrio tra l'accettazione da parte della persona che sta in negozio, da parte della persona, insomma, che accoglie, insomma, la clientela, e anche da parte dei genitori. Ci deve essere, secondo me, una comunicazione che non faccia stare male, perché poi se ti trovi una persona che per esempio dice però non far toccare tutto a questo ragazzino, che lo guarda come per dire oddio ma quanto è maleducato, allora ti senti un po' in soggezione, ti senti male, perché comunque non vorresti mai che tuo figlio facesse questo tipo di cose, eppure le fa perché sai che è autistico, ok? Quindi, visto che solitamente è una cosa che diciamo che avviene, avviene quando c'è ignoranza, ma ignoranza non intendo in quanto cattiveria da parte delle persone, ma ignorante perché ignorano quella parte, quel tipo di comportamento, ignorano quel modo di comportarsi, perché non ci sono passati, perché purtroppo secondo me quando conosci qualcuno, quando ci sei passato, quando hai vissuto qualcosa in prima persona, allora riesci a capire molto meglio, altrimenti credo che sia abbastanza naturale il fatto che passi in secondo piano, non ti interessa, per cui è una cosa che rimane lì così, va bene così, ok? Purtroppo, ok? Invece secondo me dovremmo proprio sensibilizzarci, ampliare le nostre conoscenze in quanto, per esempio, vedendo un bambino che si comporta male, non per forza significa che sia maleducato, non per forza significa che dietro ci siano dei genitori che non gli insegnano le buone maniere, assolutamente. Magari c'è anche tanto lavoro, magari prima era peggio e sta migliorando, quindi cercare di comprendere che cosa sta vivendo la persona che è di fronte a te, soprattutto se il tuo lavoro è quello di accogliere, ecco, qualcuno, no? E di lavori, insomma, con il pubblico, con la clientela. E quindi, ecco, dicevo che secondo me è un lavoro da fare entrambi, nel senso che il modo migliore per ricevere qualcuno, un genitore che ha un bambino, insomma, con qualche problematica, come nel nostro caso, secondo me è di certo sì dire attenzione perché le cose si rompono, e poi ci sono sempre dei modi carini, è vero, che si possono trovare, o dire ragazzi scusate che qua è piccolo il negozio e a volte si rompono delle cose, cioè ci sono delle cose che si possono dire, diciamo, in maniera più così, più carina, più sorridente, più educata, ok? E non fai sentire male, diciamo, le persone. Perché noi ci siamo tanto fregati, proprio la parola è proprio questa, delle persone maleducate, di persone che ci hanno guardati proprio male in alcune occasioni, perché abbiamo anche un carattere abbastanza forte, perché siamo giovani, perché la viviamo. Viviamo l'autismo di Christian con molta accettazione, però capisco che ci sono genitori che magari stanno appena iniziando a conoscere un po' l'autismo o la condizione del proprio figlio in generale, e hanno ancora un po' di timore. Quindi se dall'altra parte troviamo una persona che ha poca volontà nel aiutare, nel rendere diciamo questa problematica un pochino più lieve, allora ci dà un po' di sconforto. Questo genitore si sentirà sempre più chiuso, di conseguenza tenderà a far rimanere il proprio figlio chiuso dentro casa, ok? Quindi ragazzi, il messaggio è che possiamo tutti collaborare per far stare queste persone
il meglio possibile, per far stare noi genitori il più sereni possibili, perché diciamo dalla nostra serenità poi dipende anche il raggiungere dei loro obiettivi che li porteranno poi ad essere autonomi, ad avere la possibilità di comunicare, ok? E quindi tra parentesi dico pure che noi genitori dobbiamo assolutamente impostare molto bene le regole, perché tra la simpatia, l'accoglienza che si crea dall'altra parte e le nostre regole, la nostra volontà di dire ok, autistico ma non fa niente, Cristian non devi toccare, Cristian per favore fai attenzione, oppure tocca però in maniera delicata e così via, da lì insomma, da questa unione può nascere una cosa meravigliosa che farà sicuramente molto bene, soprattutto a questi angioletti, assolutamente sì. Eccoci, improvvisamente siamo a casetta, perché faceva un freddo al parco, ragazzi. E guardate un po' che cosa sta facendo Cristian. Sta suonando ed era pure un pochino arrabbiato, perché gli stavo dicendo che non stava mettendo l'accordo giusto. E stava arrabbiato. Poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Para que te quedaras y luego te besé y me arriesgué con la verdad, te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente la espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo. Alejaría de la gente. ¡Bravísimo! No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Canté un insieme, vai fuerte. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad, te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. ¡Bravísimo! ¡Grande Cristian!
adesso con sua ma sei bravissimo. Hai visto che non c'è bisogno di arrabbiarsi? Che se sbagli poi lo fai e lo fai bene, eh? Io ti stavo solo dicendo che l'accordo era un altro, non c'è bisogno di arrabbiarsi, adesso sei stato bravissimo. Ehi, vieni qua. Sei stato, guarda, sei stato bravissimo. Non c'è bisogno di arrabbiarsi, ok? Sì. Che la mamma non ce l'ha con te, la mamma lo dice per te, non sì. contro di te, va bene? Sì. Mandiamo un bacino grande a tutti quanti. Vi vogliamo bene? Sì. Buona serata. Sì. Ciao.